Ciao a tutti, campus estivo 2021 qui al Bocasi, organizzato dal comune di Mazzarino, pomeriggio di mercoledì 1 settembre, l'inizio del campus. Aspettiamo il sindaco di Mazzarino, Vincenzo Marino, e l'assessore ai servizi sociali, Giuseppe Vincenti. Vedete i bimbi, il primo gruppo di bimbi che fanno jumping, il fitness sul trampolino. Sol Giovanna, l'attuale direttrice dell'oratorio salesiano di Mazzarino. Sol Giovanna, il primo giorno di attività oggi qui al Bocasi, com'è andata? È andata, posso togliere la mano? È andata benissimo, perché Sor Rosanna è tornata mentre io ero a casa per preparare gli ambienti, perché con i lavori che ci sono polvere a non finire, e lei è venuta qui, dice facciamo il cambio, io vado di mattina e tu vai di pomeriggio, e mi ha raccontato come è andata molto molto bene. Don Bosco e Don Franco Solerino allora sono stati qua, sono qua? Certo, e chi li manda via? No, assolutamente, tutto quello che c'è grazie a voi che siete stati discepoli. A tutte le associazioni di Mazzarino. A voi. Siete stati i discepoli e siete discepoli di Don Franco. Si vede quello che c'è, sì. E sono felicissima per questa realtà che si è venuta a creare quest'anno. Filippo Bonifacio, riconfermato presidente della Proloco. La Proloco in queste riunite associazioni mazzarinesi ha un ruolo molto importante. Presidente, come è andata, come va? È andata molto bene, al di sopra delle aspettative. La cosa più bella è vedere il coinvolgimento di tutte queste associazioni che si ritrovano insieme e che si ritrovano appunto in questo grande campus estivo 2021, un momento di festa e di gioia per tutti i bambini che ci vuole, soprattutto dopo quello che appunto la nostra comunità sta vivendo. Sindaco, puoi venire? Proprio in questo momento arriva il sindaco Vincenzo Marino, attendiamo l'assessore perché loro presenzieranno. Il campus estivo è stato finanziato dal Ministero della Salute ma organizzato dal Comune di Mazzarino, e per il Comune di Mazzarino il primo cittadino, il rappresentante, il sindaco Vincenzo Marino. Una realtà di associazioni che collaborano insieme, sindaco, è la prima volta nella storia di Mazzarino. Sì, è una bellissima cosa, un grande successo. Tra l'altro vedere tutte le associazioni oggi insieme fa veramente piacere e onore a questa nostra città. Io penso che il riscatto di tante cose avviene da questo, perché se non capiamo che dobbiamo unirci per poter superare determinate difficoltà, purtroppo non ce ne usciremo più. Quindi ritengo, ma non è solo per quanto riguarda i centri estivi, penso che tutte quelle condizioni che interessano la città di Mazzarino, le realtà viciniori, dobbiamo cercare di fare rete. Prova ne è per esempio per quanto riguarda i rifiuti. Sapete che c'è un'associazione di comuni, bisogna fare rete. Quindi io sono qui con grande soddisfazione e ho visto già nei giorni precedenti, avete avuto degli incontri, perché sono veramente presenti tutte le realtà. Io vedo qua anche il presidente della Proloco, Filippo Bonifacio, con cui collaboriamo. Vedo anche la presenza delle suore, che per la nostra città rappresentano veramente una istituzione importante, perché quando si parla di giovani, i salesiani hanno creato per Mazzarino tanto e tanti di noi sono cresciuti con i salesiani. Quindi il momento è importante, perché vedremo tutti questi ragazzi dai 6 anni ai 14 anni che potranno svolgere tutte queste attività. E l'attività va intesa non solo nel senso fisico, ma anche quello che rappresenta l'aggregazione dei giovani, quindi i momenti di interscambio che possono verificarsi tra di loro e chi naturalmente li dirige. Ora proseguiremo ovviamente con la presentazione dell'attività, la presenza del sindaco che ha accolto con soddisfazione, anche con orgoglio. Insomma, Mazzarino ha una grossa capacità associativa, insieme bisogna fare rete e questa è la soluzione. Sindaco, a tra poco, grazie. E arriva anche l'assessore ai servizi sociali, Giuseppe Vincenti. Dopo il sindaco, due parole anche all'assessore
Vincenti, Giuseppe Vincenti, assessorato ai servizi sociali, che appunto gestisce questi progetti organizzati e finanziati dal Ministero della Salute. Assessore Vincenti, qui tanti bimbi, tanta gioia, tanta allegria, lei come assessorato, insomma, un pensiero che vuole dirci? Io veramente sono orgoglioso, sono felice, devo fare complimenti a tutta l'associazione di Mazzarino che questa è la prima volta, tra l'altro, approfittando di questo contributo nazionale, formando questo centro a 100 poli funzionale, tutte le associazioni per la prima volta che si mettono in sinergia, in rete, e tutti danno dei servizi a questi ragazzi per questi 15 giorni, veramente dei servizi, dei momenti di allegria, di gioco, di divertimento, socializzazione molto importante. È la prima volta per la nostra realtà, faccio anche gli auguri anche a voi, ringraziando ovviamente il mio ufficio, la dottoressa Carnazzo, che è tanto veramente con... Ci siamo buttati a far sì per non perdere questo finanziamento con ovviamente il nostro sindaco che tanto voleva che si riuscisse e siamo riusciti. Veramente complimenti a tutto quello che farete in questi 15 giorni per questi giovani, Mazzarino, per questo il nostro futuro, e sono veramente felice di questa giornata. È una giornata importante. Grazie all'assessore Vincenti per questo suo pensiero di accoglimento della bellissima iniziativa delle associazioni che insieme vogliono collaborare per mettersi al servizio gratuitamente, lo sottolineiamo, gratuitamente della città. Grazie assessore, buon lavoro. Arrivano gli scout in questo primo pomeriggio del primo giorno di campus estivo 2021. Arrivano gli scout perché si esibiranno tra non molto alla presenza del sindaco Vincenzo Marino, dell'assessore Vincenti, per presentare la loro attività. Cosa farete? Noi faremo una scenetta che in realtà stiamo simulando una scenetta di un tratto di una route che abbiamo fatto quest'estate, che praticamente ci siamo persi all'interno di un bosco sull'Etna e insomma... Poi vi siete ritrovati però. Sì, certo, no, ci siamo persi noi, tutto il gruppo cammina sempre insieme, quindi non... Sì. E che ruolo avete voi? Siete i capi scout? Scout, sì. Quindi il capo scout è, diciamo, l'animatore, un po' l'organizzatore? Il capo scout segue i ragazzi nel loro servizio, li indirizza, ecco. Però i veri autori sono i ragazzi. Ma sono ancora attuali le attività degli scout? Assolutamente sì, molto vivi e attivi. Auguri, a dopo, auguri. Gli spazi al Bocase sono enormi, per cui vengono garantiti tutti i criteri di sicurezza anti-Covid. E i ragazzi giocano, si divertono, insomma, dopo questo periodo critico del Covid, speriamo che passi più presto, i bimbi riacquistano la loro libertà. Ciao, ciao, salutate, salutiamo, ciao. Matteo.